La collaborazione è nata per caso. Da un po' riflettevo sul tema del termoarredo e così ho deciso di confrontarmi mostrando l'idea ad Antrax, che per me è sempre stata un po' un'azienda di riferimento. Quindi ho mandato il progetto via email nella maniera più anonima, chiedendo un parere, proprio un confronto. Ci siamo incontrati, sono andato da loro in azienda e in giro di un anno il prodotto è stato presentato al CERSAE. Io credo che il termoarredo a piastra è forse quello più diffuso e quello più apprezzato da tutti noi progettisti, ma anche dai clienti. L'unico problema che io trovavo nel progetto del termoarredo a piastra è il problema con l'inserimento della salvietta, il che andava a sporcare quello che era l'aspetto, diciamo, pulito minimalista del termoarredo a piastra. Quindi l'idea nasce proprio da questo punto di partenza. Ho voluto lavorare proprio sulla superficie piatta, tagliandola con queste tre alette, da dove deriva anche il nome flaps, i quali migliorano sia la resa termica perché fanno fluire l'aria e nello stesso tempo diventano un portasalviette che va a integrarsi in maniera organica con quella che è la forma, la morfologia del termoarredo a piastra. Secondo me l'ambiente del bagno, avendo assunto negli ultimi anni un aspetto sempre più importante per quello che è la qualità della vita quotidiana, richiede molte attenzioni proprio dal punto di vista dei designer. La cosa più importante in questo contesto è appunto la sensibilità da parte delle aziende di, come dire, non rimanere fissi a quello che sono le tradizioni, per quanto l'ambiente del bagno è un ambiente molto conservatore, molto tradizionalista, ma appunto avere comunque ancora questa voglia, questa curiosità di andare a indagare magari anche territori che sembrano già ben esplorati, come quello del termoarredo a piastra. Partendo da Serie T, che è uno dei nostri best seller in questi momenti, disegnato da Matteo Thun, è ora disponibile anche nella versione elettrica, che ci consente di affrontare sia il mercato italiano che il mercato francese e il mercato internazionale. È il primo radiatore sartoriale, quindi il primo radiatore che consente un dimensionamento del pezzo al centimetro, partendo da una misura minima di un metro fino ad un massimo di 1,50 m, dando uno strumento all'architetto che consente di personalizzare l'ambiente che va a progettare. Oltre a questo abbiamo presentato anche altri prodotti in configurazioni nuove. Facciamo l'esempio di loft e di teso, che sono disponibili oggi con le valvole a scomparsa, che possono essere installate fino a 6 metri di distanza. Oltre a questo abbiamo presentato anche dei radiatori che per noi sono considerati standard, come la piastra TIF, in una nuova configurazione, una configurazione doppia colonna, che consente di avere, mantenendo la stessa estetica, un quasi raddoppio della potenza termica, dando uno strumento che, integrato a varie dimensioni, può essere utilizzato in tutti gli ambienti domestici. Quindi questo consente una maggior facilità di vendita per i venditori, utilizzando uno strumento che diventa molto più flessibile.